Dunque, vediamo se abbiamo completato anche questo confidant. Sento che potrei avvicinarmi. Perfetto. Entriamo. Per l'ultima volta a livello, diciamo, di confidant. Ci vedremo. Oh, si è addormentato. Signore, tutto a posto? Oh, sta pensando al figlio. Bunky ci sta parlando del sonno, sembra che stia riposando. Lascialo stare. Scusa, c'era tua moglie qua vicino e ti dovevo svegliare io. Ma sì, chi se ne frega. Però stavi dicendo dell'albero, hai detto vivrai in noi anche se l'albero non c'è più, quindi ti sei messo l'anima in pace, immagino. Farete togliere l'albero, vero? Ecco, ho sbagliato, schiacciato X. Vabbè, perché, scusami? Una volta che ormai lo potevano lasciare. No, in realtà non lo fanno togliere, vero? Ah, ok, no, invece sì, lo fanno togliere per davvero. Che ti è somigliato figlio? Ah. Quello per carità ti posso dire anche di sì, però la cosa che più mi fa pensare è... Ma scusami, se avete un giardino... Ma fatelo spostare piuttosto che abbattere, io capisco... Cioè, potete fare mille cose, però farlo abbattere vuol dire proprio farlo levare e basta. Capisco adesso il buon pensiero della zona per lo studio dei ragazzi e tutto quanto, ma quell'albero è un peccato. Comunque, ne siete sicuri? No, ho sbagliato, schiacciato, è vero. Vabbè, non importa. È una bella conclusione, però me l'aspettavo un po' diversa alla fine. È un peccato che non mi diplomerò mai. Eccolo qua, un altro dono. Ma scusa, quanto sarà vecchio quel... Quanto sarà vecchio sto frutto, scusami. I kaki, vabbè. Devo significare molto per tutti e due. La loro profonda gratitudine è giunta fino al mio cuore. Come mai sti punti esclamativi? Le altre volte era tutto normale. Vabbè. Nanji Vavaru. Nanji. Scusami, ho sbocciato, l'ha detto solo per questo, eh. Chissà chi è la sua persona. Quella di Maiko è top, però Ierofante chi potrebbe essere? Vediamo. Quindi, rango massimo dello Ierofante, coppia di anziani, la persona è Koiryu. È la stessa persona che tra l'altro ci dà Dojima questa, bellissima, ottimo. Ma no, avete sicuramente passato una bella vita. Che cazzo? Potete regalarmi quei manga che sono là dietro?
Abbiamo chiacchierato fino al tramonto. Ho salutato la coppia di anziani e sono tornato al dormitorio. Peccato che non c'è una vera interazione fra Ciro e loro, però, nel proprio a livello di confidence della serie. Porti avanti i vecchietti e quei manga che Ciro vuole, poi te li abbassa di prezzo, magari per ringraziarti. Sì? Oh, so, no. Demo, keihou toka natte nei yo na. Che succede? Cos'hai visto? È il cane! Wow! Cosa sono quelle luci? Cosa sono quelle luci? Kegawa mo daijoubu nano? Tutto a posto, Fra, grazie! Kono kubi wa? Sono kubi wa persona no seigyo o tasukeru mono da. Un evocatore per cani, ma dai! Ascolta, poi il robot, poi il cane. Ma porca puttana. Bellino che sei. Bow! Ecco. Oh, bucolino lui. Mi avete salvato la vita, ora io salverò la vostra. Benvenuto in squadra, felice di averti con noi, bello. Benvenuto in squadra. Wow, sono contento, sono contento. Ore sanpo toka shichau mon ne. Chōdō natsu yasumi da shi sa. So da na. Tada no, no, vai tranquilla. Devo aumentare il sapere per uscire con te, quindi. Ma porca puttana, pure le lezioni estive, ad agosto. E vai! Sì, senza possibilità di scelta. Sono il migliore della scuola! Col cazzo che io non riesco a integrare tutto! Evviva, come perde le giornate. Ma povero. È vero però. Io sono il migliore della scuola. Non è niente di che. Viva l'estate e vai. Comunque sia, ora abbiamo un nuovo alleato. Koromaru è un compagno leale e lotterà valorosamente per i suoi umani. Sono il leader, devo badare a lui come si deve. Oh. Quindi vai e portalo a pisciare. Junpei, piccolo lui, sarà contentissimo di fare ste lezioni, immagino. Piccolo lui nell'angolino. Oh. Ciao, bello lui, è tutta carezza. Mi ha dato anche la zampa proprio sulla sua gamba. Sembra soddisfatto, forse dovrei portarlo a passeggiare domani. La persona di Koromaru-san mostra una caratteristica unica. Sembra avere due tipi di poteri attivabili tramite la teurgia. È uno dei suoi vantaggi maggiori. Due poteri addirittura, eh? Ok, cosa c'è stasera in giro? Ah, perfetto. Allora, per quanto in realtà Tanaka, lo ripeto, capiamoci, però è pur sempre l'arcano del diavolo. Il diavolo, se tutto va come deve andare, è Satana. E Satana, capiamoci, non è l'ultimo degli stronzi delle persone. Anche perché se tutto va esattamente come deve, da Satana noi avremo poi Lucifero. Tra l'altro, piccola curiosità mia, nelle fusioni speciali, Satanael, Lucifero e Ellel e Satana. Scusatemi, sono un attimo perso perché me l'ero scordato che c'è anche Ellel. Cavolo, dobbiamo trovare l'arcano della stella. Dobbiamo trovare la stella. Quello del club di moda, quello del club d'arte, quello che mangia il panino e questo qua che ci ha sfidato durante l'estate. Abbiamo quattro arcani. Poi chi altro c'è? La sera non c'è nessuno. C'è solo Tanaka che è il diavolo. Ah, però aspetta, Satana è giudizio. E chi è giudizio? Forse allora è Belzebù.
Bab, la persona del diavolo, ho dato totalmente per scontato la cosa io. Stavo per dire Tanaka lo dobbiamo finire, tutto bello, tutto è. Però in realtà cacchio, c'è comunque da dire che comunque per quanto non mi interessi tantissimo Tanaka come confidant, è molto sbrigativo. Siamo già arrivati al 7 nonostante tutto. Chi c'è rimasto di giornaliero? Perché di serale avevamo Mutatsu e Tanaka fino ad ora, ma a livello di giorno avevamo Yuko, Chihiro, Miyamoto, Odagiri e Tomochika. Abbiamo 5 confidant, di cui già 3 sono a livello 8 e Yuko a livello 7, il che vuol dire che li finiamo abbastanza velocemente. Potrei finire loro o almeno 2 di loro e iniziarne altri 2 nuovi subito dopo. Quindi abbiamo il ragazzo che mangia il pane, quello dell'arte e quello della moda, che poi in realtà è economia domestica, e più il ragazzo che ci ha sfidato quest'estate. D'accordo, dobbiamo incastrare bene le cose, ma secondo me possiamo riuscire a finirli tutti. Oh, ma guarda un po', è proprio Star. Posso insegnarti una lezione di vita assolutamente imperdibile. Ed è anche gratis. Ok, bello, insegnami tutto. Capisco. Dunque, per oggi ho una storia fresca di stampa. Mi sembra un po' giù di corda oggi, eh? Sentiamo questo incontro. Lei è Tanaka? Ah, strano. E come mai? Fantastico. Sì, quello ormai l'abbiamo compreso, però.検察官になる目標を持って立って。この目をくぐって悪徳な商売してる人間を裁きたいんだって。の知らないとこで勝手に反面教師にされて盛り上がる。ファンタスティコ。もしもよ。考えすぎかもなんだけど。ベー。この子が検察官になって私が捕まる。Allora。 Io non so cosa succeda dal 3 al 5. Nel 4 ancora lui ha il suo programma. Quindi fra il 4 e il 5 deve succedere un evento. Quindi questo magari non diventa magistrato, ma diventa avvocato, qualcosa, eh? E lui si dà la macchia sul black market. Qualcosa deve pur succedere. Il presidente Tanaka sembra combattuto. Sento di comprenderlo un po' meglio. Beh, onestamente, non so come andrà la tua vita, Tanaka, però Ok. Purtroppo no, mi dispiace per te. Io le compro le tue stronzate, ma perché alcune volte mi possono essere utili. Ma capiamoci che vendi puttanate, cioè, oggettivamente non ti posso salvare su questo, Tanaka. Chi è? Chihiro? Yuko? Miyamoto? Tomochika? Chihiro, perdona il disturbo. Ti guardo dopo, scusami. Purtroppo ste chiamate qua io non le cago mai. Perché onestamente abbiamo di meglio da fare. Quello è il problema. Non abbiamo nulla da fare oggi, in teoria. Un po' Oh. Beh, spero che non se la prenda, però cacchio. Junpei non mi scrive quasi mai. Oggi vi offriremo il set di bevande estive assortite. Magari c'è Elizabeth. Il caldo vi fa uscire di testa, rinfrescatevi con queste bevande. Sono SP. Sono SP, onestamente. L'avrei comprata a prescindere. Sono SP, possono essere comodi. Quindi, prima di entrare nel tartaro, aspettiamo almeno fino a martedì. Allora, prima di decidere che cosa fare, Bunkichi a posto, cioè Junpei e Mamoru. Ok. Il giovane magro è arrivato, quindi. Oh cacchio. Calmi un attimo, devo controllare due cose prima. Prima di tutto, andiamo alla stazione, perché ci sono due posti che non ho mai visitato effettivamente e che oggettivamente non sono interagibili. Allora, il caffè, terrazzo aperto davanti alla stazione, interno proviene un intenso aroma, ok, non è interagibile. L'altro invece, ce ne sono due, uno è questo e uno è questo. Vediamo se magari l'aria carica di fumo, sigarette e tensione. Ok, non è interagibile. Questo invece, sento delle voci provenire da giù. Wow, niente male. Scommetto che diventerà popolare. Dovrei scendere le scale ed entrare. Allora, un attimo. Scusa, non siamo ancora aperti. Ehi, ma tu sei un liceale, non dovresti essere qui.
Il barista continua a fissarmi, chissà se è per via del mio fascino. Sembra che tu sappia il fatto tuo. Beh, male non fa. Vuoi provare questo nuovo cocktail di mia invenzione? Ah, non ti preoccupare, è analcolico. È una mia ricetta speciale per chi non può bere alcol. Vedi, spero di espandere la clientela. Salute! Forse proverò il drink analcolico. È il perfetto equilibrio tra dolce e salata, un sapore rinfrescante. Beh, che ne pensi? Buono, eh? Niente male. Vero? Sapevo che ti sarebbe piaciuto. Ti dirò. Te ne offro una bottiglia, offri la casa. Ora me ne vado a dormire un po'. Torna pure quando sarai maggiorenne, ti farò provare roba migliore. Regina Elizabeth, sì! Grande barista. Ok, onesto, pensavo avremmo trovato in realtà l'altro drink. Pare che sia terribilmente disgustosa. Beh, una cosa disgustosa di solito è una medicina. Una cosa disgustosa di solito... C'è Yukari, ciao. Oh, Starkun, siamo nel pieno dell'estate, fa davvero caldo. Domani iniziano i corsi estivi, quindi sfrutto il poco tempo rimasto per divertirmi, fai benissimo. Allora, andiamo in farmacia. Perfetto, voler provare un Aojiru. Potrei trovarne qui. Ehi ragazzo, cosa ti serve oggi? Vendete l'Aojiri? L'Aojiru? Oh, scusami, non ne ho in vendita ora. Una volta, ma non vendeva bene e lo usavamo solo per la sfida. Detto questo, ho una nuova creazione per un Aojiru che considero un capolavoro. Forse potrei scambiarlo per quel Jagen Vintage del negozio di antiquariato qui a fianco. Sto scherzando, uno studente non avrebbe il budget simile. Scusami, ma devi toglierti dalla testa l'Aojiru. Non ti preoccupare comunque, ho parecchia altra roba interessante. Ti ringrazio, e allora vado dalla signora, vediamo che cosa vuole. Signora, Jagen Vintage è una rarità non da poco. Beh, non è un problema, portami le gemme e sarà tuo. Considera che una delle mie merci più preziose ti costerà ben più di quanto sia abituato a spendere. Fammi sapere quando sei pronto per lo scambio. Ma guarda un po', questo modello base è decisamente raro. Dovrei riuscire a creare un pezzo di equipaggiamento non male con questo. Jagen Vintage vuole due topazzi. Non l'avevo ottenuto, no, il topazio, sbaglio. Beh, l'omunculus sai che quasi quasi qualcuno me ne faccio in più. Facciamo che me ne prendo due per sicurezza. Ok, con la scheggia possiamo usare le gocce del mare dell'anima e altre pietre per creare un bel po' di roba. Rigenerazione 1, beh, niente eccezionale. Durata modalità furia più un turno, ecco. Questo è buono. Armi abbastanza basiche. Devo vedere quanta difesa ha il vestito attuale di Aegis. 165. Quello era 130, cavolo. Fortuna più 3, beh cavolo. Tuta cani in pelle, illusione elettricità. E ovviamente Koromaru non utilizza le scarpe. Va bene, grazie così, passo domani allora. Allora per la pietra devo vedere se lui ce l'ha il topazio. Ma io ero sicuro che ne avevo ottenuti. Allora Elisabetta, ho trovato il tuo drink. Capisco, quindi è questa la bevanda che porta il mio nome. In effetti sull'etichetta c'è scritto Elizabeth. E ha un aroma ricco e piacevole. Se devo essere onesta mi fa davvero sentire un po' superba. Più tardi mi ritaglierò un angolo per goderne. Ecco la tua ricompensa. Ok, materiale generico. In realtà, ottimo, aspetta. Il lanciagranate fa 125. Oh no, adesso anche la roba per Koromaru. No, però il fucile nucleo 170, però non ha effetti, cavolo. No, va bene, teniamoli da parte. Non sprechiamoli per ora. Sarebbe bello iniziare un nuovo confidant, anche perché lui ci ha detto, la bambina, che c'è solo la domenica. Ed effettivamente a me un nuovo confidant domenicale servirebbe. Però è anche vero che magari questa uscita con Junpei è particolare. Non lo so, sono troppe cose da scegliere nella mia vita. Va bene, proviamo Junpei, al massimo torno indietro. Hai visto il mio messaggio? Quello sulla mia idea è fantastica. Stavo pensando di realizzarla. Potrebbe aiutarmi a crescere ancora. Potrei passare la giornata con Junpei. Va bene. Oh sì, hai colto il segno. Ok, allora comprerò quella cosa che ci serve. Aspettami qui. Spaccarla con un bastone? Beh, siamo andati al mare. È vero, poverino. Oh, questa è una cosa gentile. Grande, bella idea. Bravissimo. Che pensiero gentile, cacchio. Complimenti. Vabbè, questo magari no, però. Ma che fosse una ragazzina.
Cosa? Dipende il senso di questa frase, Junpei. Fai attenzione, per favore. E finiranno tutte per innamorarsi di me. Non hai un bastone? Devo portartelo io? Anche il cane. Ma sì, fallo per il ragazzino. In che senso, scusami? Ci annoiamo, dai, unisciti a noi. C'è anche il cane, dai, va, c'è anche lui, si diverte. Mi fate pietà, sto con voi. Mi fate schifo. Poverino. Sì, ti diamo l'anguria anche a te, Koromaru. Tranquillo. Spacca la casa a metà, proprio. Dai, colpiscila. No, dai, non dirmi che si spezza la mazza e non l'anguria. Una porca puttana. Volevi diventare un giocatore di baseball? Beh, vederti usare la mazza da baseball ti avevamo già visto. Quella col filo spinato. Esatto, è vecchia, ha un valore sentimentale. Non dovresti sminuirti così. Oh, Koromaru. Non era quello che intendeva, però. Koromaru cerca di dirci qualcosa. Fermalo, ti prego! Non farlo! Salva la mazza! Salva il tuo sogno! Non farlo, Junpei-san! Servirebbe Aegis. Buona idea, bravo. Salva la mazza, Junpei. La tua spada è enorme, lo taglierebbe a metà. D'accordo, usiamo Aegis. Dai, colpiscila con la testa, Junpei. Lo sapevo che arrivava, dai. Colpiscilo. Colpisci l'anguria. Usa un colpo di karate, Sanada. Vogliamo che usi i pugni. D'accordo, ci penso io. In realtà lo facciamo per te, Junpei. Lo salviamo la tua mazza. Attento al cane, eh. La madonna. È diventato meno di un quarto quell'anguria. È ancora mangiabile, dai, non ti lamentare. Ma sì, era divisa in pezzettini. Hai fatto una buona azione. Bravo.
さっきはダセーとこを見せたよな。そのスイカを割る前にさ。Intendi per averlo forzato a giocare o per la mazza? お前にも気使わせちまったみたいだし。Hai ragione. ないつもりだったけど、どっか出てたんかね。Ma hai fatto la scelta giusta, c'era la tua mazza. おせっかい焼くつもりが小学生にまで気使われる。Vabbè, dai. Non vederla così. Hai grandi qualità. これ以上気使うなよ。Non era quello che intendevo, ma comunque.別にお前が悪いんじゃなくて、なんつうの、俺側の問題で、お前には。In realtà ha senso, capisco come ti senti e tutto il resto, onestamente. 俺っちの人生ってか、青春ってか。Che se ne sta andando via piano piano? 全然しまんねえよな。Lo so, io nella realtà ti capisco. 準備に片付け手伝わせて悪かったな。Ti capisco, Junpei. È aumentato il mio fascino. Avrei preferito la conoscenza, ma va bene anche quello. Perfetto. Però sta continuando ad aumentare. Questa cosa non ci ho fatto peso, effettivamente. Non c'ero arrivato al momento, ma fascino 5 non è fascino max. Questo vuol dire che... Oh, cacchio. Vuoi vedere che ci sono ancora più livelli di fascino, coraggio e sapere? Hanno diminuito la quantità di statistiche, ma hanno aumentato la quantità di punti che gli devi dare? Non ci avevo fatto caso l'altra volta, però cacchio. Ehi là. Come va? Ma sì, oggi si è divertito. Se la caverà. Ma, 僕も心配はしていないんだ。彼は近所でも評判の中堅らしい。È un bravo cane, piccolino lui. 懸念があれば後からでも遠慮なく言ってくれ。ほら、コロマルの入隊は僕からのお願いだったわけだし。まあ、sì, non ti preoccupare. È interessante che abbia due teorie, però. 全然ウェルカムっすよ。しつけとかもほら、俺っちちゃんとやりますし。Adesso Yukari dice qualche cattiveria. Esatto. ほら、順平って待てとかできなそうだし。さすがに犬よか行儀いいわ。いや、lei è stronza nei suoi confronti comunque。それなりに自信なくさないよ。lei è stronza nei suoi confronti。その夏季講習のことなんすけど。dobbiamo farle per forza？ おお、キリジョ君から聞いてるよ。いい話だと思って僕も賛成しておいたけど。あ、porca troia。いや、そこなんで賛成しちゃうんすか？あれ？ひょっとしておせっかい。Sì, anche io sono in disaccordo con questa cosa. 神出鬼没なんすよ。渚のシティガールが俺との出会いを心待ちに。で。渚だかシティだかわかんないけど。Tutte e due, va bene? 夏季講習行かなくても駅前ぶらつくだけでしょ。あ、ファンクーロ。王女際が悪いっつの。Sei troppo cattiva però con lui. 彼が来る前何か言いかけてませんでした？ああ、そうそう。おせっかいついでにもう一つ君たちに提案したいことがあってね。OK。真田君たちもちょっといいかい？ Voi tre là in fondo, venite per favore。この機会に君たちの健康診断を実施しようと思って、ね。Un controllo medico? Beh, aspetta. Non è neanche una cazzata, perché anche questa cosa del controllo medico ce la chiedono anche in persona 4, ce la fa fare Naoto.E ce la fa anche psicologica Maruki, in modo, diciamo, non correlato. Maruki, grazie a tutti noi, comunque capisce tutto il metamondo e riesce poi a sfruttarlo per renderlo la sua realtà. Esatto. Kakikoshu no kairi da to tsuide ni yoreru da ro? Speriamo. Shikashi, zuibun to kyū na hanashi desu ne. Io volevo sfruttare le giornate in altri modi, però. Ah, sonna ni migamae nakute daijoubu. Korobanu saki no tsuze te yatsu sa. Eh beh, certo, come no. Shikaete hitori zutsu kensa o suru kara, sono tsumori de tanomu yo. Ok. Dare ga kuru ka wa kimi tachi ni makaseru. Immagino che non ci sia modo di decidere per davvero. あ、そうそう。
当日は召喚機も持っていきましょうか。ま、porca troia. Mamma mia. Stavo parlando con gli altri di Koromaru. Andrà portato a fare le passeggiate, ma il compito non sarà assegnato a nessuno in particolare. Ci aiuterebbe se portassi Koromaru a fare una passeggiata notturna quando vedi che vuole uscire. Della serie, portalo se c'è voglia. Però c'è Aegis, cacchio. Le piante che abbiamo fatto con lui, con lei l'altra volta sono uscite bene. Sono al secondo piano. D'accordo, non era quello che mi interessava. E in giro non c'è nient'altro. Guarda, non è la mia priorità, però sarebbe anche un buon modo per fare delle piante migliori. Andiamo di sopra, dai. Ricevuto, inizierò a dirigermi verso il tetto, correndo come l'altra volta con le braccia indietro. Hippie vorrà. Oh. Hai, grazie al tuo aiuto, è troppo presto per rilassarsi, non coltiviamo mica insetti. Hai fatto il tuo dovere, bravissima. Hai, Coccinella-san. Che cosa? このプランターのそばでいろいろなものと出会いました。その誰も今ここにいることを一生懸命に頑張っています。È vero. ここで育った植物もそれを食べる虫もテントウムシさんもそしてあなたも、oh. 私は機械ですが一生懸命に頑張ってみたい。Tu non sei solo una macchina, sei una bellissima ragazza. ここにいることを全力でやる、それがottimo. Ci conto, eh? Non mi lascerò battere. Full charge! Ok, Aegis sembra aver trovato un nuovo scopo occupandosi delle piante. Ah, che bellezza. Ma smettila! Non pensavo! Potenziamento... Oh! Dai, nella buona e cattiva sorte, le caratteristiche di combattimento di un compagno, dai! Rafforza le abilità fisiche, per una persona come la sua è la cosa migliore che poteva uscire. Hai sbloccato le caratteristiche di combattimento, sono effetti passivi che attivano automaticamente in battaglia. Ciascun membro del tuo gruppo possiede delle caratteristiche di combattimento uniche che si attivano rafforzando i rispettivi legami. Oh, grande! Però lei è l'unica che abbiamo sbloccato? Davvero? Non lo so, cioè alla fine siamo usciti un po' con Junpei, eppure non abbiamo sbloccato qualcosa. Alla prossima allora. Beh, onestamente non mi aspettavo questo risvolto, ma sono piacevolmente colpito. E vai, lezioni estive. Evviva. È quasi ora di uscire. Capisco gli allenamenti, però. Guarda quanta gente! Ah, oggi fa già un sacco di caldo a quest'ora. Comunque, hai saputo nulla delle date del controllo medico di routine? No. Cosa, davvero? Avevo detto a Junpei di farti sapere. Il tuo è il 14 agosto, Starkun, quindi fra 4 giorni. Comunque, fa davvero troppo caldo. Corriamo dentro, bisogna stare in una classe con l'aria condizionata. Perché voi avete l'aria condizionata, davvero? Noi è già tanto se avevamo le finestre da aprire. E ovviamente entrava l'aria calda. Oggi iniziano i corsi estivi. Spero che aumentino il mio sapere almeno. Nonostante la calura riesco a seguire la lezione. Oh dai, grazie. Forse è sapere gratuito. Speriamo di farlo aumentare in questi giorni. Ah, proprio così? Oh porca puttana. Mi si sfanculano tutti i piani. È il secondo giorno ai corsi estivi. Ragazzi, so che fa caldo, ma cercate di seguire, concentrazione. Certo, chi avrebbe mai immaginato che qualcuno avrebbe seguito questo corso d'estate? Siete davvero curiosi. Non so bene quale conclusione trarre da questo. Bene, comunque, oggi parliamo di un argomento interessante. Tutti voi futuri maghi prestate molta attenzione. Oggi parliamo dei tarocchi, proprio così, le carte usate nella divinazione. Nacquero nel XV secolo in Europa come normali carte da gioco, per poi evolversi in strumenti di divinazione. Esistono tante versioni del mazzo dei tarocchi, come il Marcel e il Riddle. Ma oggi, in onore del grande Crowley, useremo il mazzo Trot. Iniziamo con la composizione del mazzo. Il moderno mazzo da 78 carte si divide in due parti: 22 arcani maggiori, le figure, 56 arcani minori, ovvero le carte numerate. Gli arcani
arcani minori vengono chiamati semi. Gli arcani maggiori presentano varie illustrazioni. Si inizia con il matto e si finisce con il mondo. Raccontano una storia in ordine che rappresenta il percorso di vita di una persona. Ogni arcano maggiore rappresenta una fase di quel percorso. E ogni fase rappresenta un evento che una persona deve vivere per realizzarsi. Effettivamente queste nozioni già ce le abbiamo dagli altri persona, ma anche da Cyberpunk. Anche in Cyberpunk c'hai i vari tarocchi da fotografare e rappresentano tutti quanti l'evoluzione di V durante la storia. Dato che sono tutte carte importanti, esamineremo ciascuna delle 22 carte, nessuna esclusa. La prima carta, lo zero, è il matto. Rappresenta l'inizio e lascia spazio a infinite possibilità. In altre parole, è l'inizio della vita. Quella seguente è il mago, rappresenta azione e iniziativa, ma anche maturità. La papessa rappresenta la contemplazione e la conoscenza di sé. L'imperatrice rappresenta la maternità e l'amore materno, oltre alla vitalità della persona. L'imperatore è l'opposto, rappresenta la paternità, la leadership e la capacità decisionale. Lo ierofante rappresenta la formalità e la conoscenza, è il simbolo della religione. Gli amanti rappresentano la scelta. Qui l'individuo inizia finalmente a sviluppare una conoscenza. Il carro rappresenta la vittoria dell'individuo, ma solo temporanea. La giustizia è esattamente ciò che sembra, la conoscenza di giusto e sbagliato. L'eremita rappresenta l'autoriflessione. In parole povere, la ricerca delle risposte nel profondo del proprio cuore. La fortuna rappresenta il fato e le opportunità di questa presenta. La forza rappresenta sia la passione che il controllo di sé. È potenza e ragione. L'appeso è l'incapacità di agire dell'individuo. La morte spirituale attende colui che avrà la tredicesima carta, la morte. La morte è considerata una carta di transizione. Con la morte c'è la fine del vecchio e l'inizio del nuovo. Ora proseguiamo per capire cosa succede seguendo la transizione. La temperanza è l'equilibrio degli opposti. Aprire gli occhi al mondo permette di crescere. Poi l'incontro con il diavolo porta alla tentazione. Alla torre i valori dell'individuo iniziano a crollare. Sembra che non resti più nulla di ciò in cui credere. Poi trova un barlume di speranza nella stella che conferisce pace e serenità. In compenso questo rende l'individuo vulnerabile alle illusioni della luna che causano paura e trepidazione. Ma viene ricompensato con futuro roseo dal sole che rappresenta il raggiungimento di un obiettivo. Alla fine del viaggio il giudizio attende l'individuo che si guarda indietro e analizza il percorso fatto. La carta finale è il mondo che rappresenta la piena consapevolezza. Questa è la crescita personale spiegata dai tarocchi. Forse questi discorsi sulla vita non si addicono ancora voi giovani. Beh, oddio. Beh, potete usare tutte le 78 carte per predire il futuro nel dettaglio, ma la maggior parte delle persone usa solo i 22 arcani maggiori. Ok, ora parliamo di come usare gli arcani maggiori per la divinazione. Per prima cosa si mischia il mazzo. Se una carta è rovesciata, il suo significato cambia. È importante, quindi fate attenzione. Ok, meno male. Il prof Edogawa continua a blaterare. Nonostante la calura estiva riesco comunque a seguire la lezione. Dai, speriamo che ci aumenti il sapere a fine di questa settimana. Anche perché cacchio, davvero, se davvero ci perdo tutta la giornata, maledizione, spero che ne valga la pena. È il terzo giorno dei corsi. L'importante veramente è proprio sapere gratuito. Guarda, onestamente mi scoccia perché sono una settimana che perdi per nulla, ma perlomeno ci guadagni qualcosa. Quarto giorno. Forse proprio se tu non hai studiato un cazzo durante tutto il tempo fino ad ora, questi pochi punti di sapere proprio sono regalati. Venerdì e siamo già a metà della luna. Porca puttana, se questa cosa mi ha fatto perdere tempo inutilmente. È quasi ora di andare ai corsi estivi. Più tardi sulla via di ritorno devo fermarmi in ospedale. Eh beh, porca troia, sta cosa mi ha fatto perdere un sacco di tempo per nulla. Io in settimana sarei entrato nel tartaro, Ancora lui. Bene, iniziamo. Yod, hey, vai, hey. Riuscite a sopportare il caldo? Se vi va potete farvi uno dei miei tè speciali. Ma proseguiamo il nostro corso estivo sulla verità della magia. Vi parlerò della Kabbalah. Immagino che tutti ne avrete almeno sentito parlare, no? È lo studio mistico delle scritture ebraiche. Ma come ho già detto, ha avuto un grande impatto sulla stregoneria occidentale. Si dice che per scoprire i segreti della magia sia necessario prima comprendere la Kabbalah. Chi è stata la prima persona a dare forma a questa incredibile ideologia? Secondo le leggende fu Mosè. Sì, proprio quel Mosè. Colui che diede i 10 comandamenti che divide il Mar Rosso. Ma in realtà fu opera di un gruppo di rabbini di tanto tanto tempo fa. Tuttavia, visto che si trattava di un complesso sistema codificato, la Kabbalah fu scoperta in Occidente solo molto più tardi. È importante notare che esistono molti antichi metodi per decifrare la Kabbalah. Per esempio c'è la geometria, che sostituisce le lettere del testo con i numeri rappresentanti. C'è il notaricon, in cui si prende la lettera da ogni parola per formare un'altra frase. C'è anche il temura, un metodo che sostituisce le lettere delle parole e dà alla frase un nuovo significato. Per via di tutti questi metodi capire
capire appieno la cabala non è affatto facile. Vabbè. Ora, uno dei concetti più importanti della cabala è l'albero della vita, formato dalle 10 Sefirot. Viene spesso rappresentato da una schema a forma di albero. Le 10 fasi rappresentate dalla Sefirot e i 22 percorsi che le collegano rappresentano le fasi della crescita che Dio formò dalla propria esistenza. Rappresentano anche le direzioni in cui l'umanità dovrebbe evolversi. Da dove veniamo? Dove stiamo andando? Le Sefirot rispondono a questi quesiti. Quando si fa pratica della magia, di tanto in tanto è importante immaginarsi le Sefirot. Non solo, dovreste tenerle a mente anche durante la meditazione. Quindi, se cercate l'ispirazione, provate le Sefirot. A proposito, avete notato che ho parlato di 22 percorsi? Già, proprio così, lo stesso numero degli arcani maggiori di cui ho già parlato. Continuando, secondo la Kabbalah, l'esistenza si divide in 4 mondi. Madonna mia, quanto va avanti. Oh, già, prima che mi dimentichi, a partire dal secondo quadrimestre offrirò lezioni di approfondimento in infermeria. Ok, di che cosa? Sto pensando di dare dimostrazioni dell'uso dei Ok. Ma non ho tempo di farla a lezione, se vi interessa venite dopo la scuola, siete tutti benvenuti. E che cosa mi comporta? Continua a blaterare, la calura estiva mi ha aumentato la conoscenza. E cosa offre codesta grande magia, grande maestro magico? Dovrei andare in ospedale. Ah, già così? Ah, ok. Otsukaresama, kensa wa sakihodo no de shuryou da. Ok. Vabbè, tanto ormai la settimana è andata, non c'è problema. Non fa niente, non ti preoccupare. Però... Ah, ok. Al mio potere no. Però in realtà c'è qualcosa che mi turba. Quello che è successo il primo giorno. Però loro non... scopriranno che sto per morire, immagino. Beh, grazie di avermi offerto un posto in cui stare. Non è merito mio, però. Me ne prendo il merito lo stesso. Esatto. Cos'era una profezia? Ok, non ti preoccupare. Però 4 ombre mancano. Io l'altra volta ho dato per scontato che incontri, ombre e tutto il resto li avremmo finiti prima della nostra morte o di qualunque cosa possa succedere. Però se mancano 4 ombre ormai, perché ormai vengono a coppie, vuol dire che prima di dicembre abbiamo finito. Chi ti scrive? Vai tranquillo. Io ho un brutto sospetto però su di lui e il tizio pallido. Oh, senjitsu wa domo. Hai. Rei no shorui ni fumi desu ka? Ah, daishiki. Kyōchū ni desu ka? A quanto pare era una chiamata urgente, dovrei tornare al dormitorio. Magari mi sbaglio, ma io ho un sospetto su di lui, Kono densha Tatsumi Port Island iki. E arriva l'ora buia. Eccola qua, beccata in pieno. Esattamente come il primo giorno. E vai. Sì, sono esattamente qua. No, nessun problema, è un controllo durato per un po'. Tutto a posto. Però sono qua da solo. E sono senza armi, immagino. Grazie. Che c'è? Vengo avvicinati dai tipi della strega.
Beh, non c'è tempo, è il momento di ucciderli. Guadagni un po' di tempo, chiama gli altri. Guadagni un po' di tempo, allora. Non avrò un'arma, ma ho le mie persone. Oh! Lui... Oh, chi è che... Aspetta. Ha una forma diversa, ma so che persona è, a meno che non sia una forma unica. Comunque, strega. Già, per te oggi è una situazione strana, immagino. Beh, questa persona è pericolosa. Vediamo di cosa sei capace. Io sì, tu invece? Sono curioso di vederti in azione. Ce l'abbiamo l'arma. Non credo che l'ammazzi con un colpo lui con la pistola, però. Debilitazione, eh? Bastardo. Ah, non posso guardare le mie statistiche? Oh, porca miseria. Beh, a prescindere, noi avevamo il nostro Oni, quindi le statistiche si sono rimesse al normale. Ah, beh, 99 anche decente. E allora mostriamo di cosa siamo davvero capaci. Tu spari? E allora sparo anche io. Ti faccio vedere io chi fa più danni. Beh, oddio, è già a metà vita. Pam pam. Ti piacerebbe. Getsu, hey. Ma è il momento di finirla. Ovvio. Orca miseria. Sono molto colpito, vai, mostramela. Megidola. Bellina. Bellina la sua persona. Molto cruenta, però bella. È stato interessante, sai? Siamo due mondi diversi io e te, però... Cos'è quello? È un Evoker! Abbia lasciato qualcosa. Beh, non era la mia singola persona, però. Già, è proprio diversa. Complimenti, l'hai capito, eh? Lo so, sì. Hai ragione, purtroppo. Un po' in ritardo, però. A me lui ricorda tantissimo il presidente. Phoenix. Naruhodo. È una gentilezza che ti devo. Tu mi hai detto il tuo nome e abbiamo ucciso un nemico. Il favore, eh? Beh, è stato particolare che in realtà abbiamo fatto questa incursione proprio durante la metà della luna. Però è strano che lui abbia trovato un Evoker e l'abbia guardato un po' con disprezzo, perché lui l'ha evocata come facciamo in Persona 4. O meglio, Persona 4 distruggiamo il nostro arcano, è un altro metodo. Ma lui l'ha evocata proprio con forza, quasi con sofferenza addirittura. E la sua persona sembra molto alterata. Si vedeva proprio la spina dorsale, le vene. Sembrava, non ti dico incompleta, ma deformata quasi. E forse questo processo è proprio dato dal fatto che lui non usa l'Evoker. Ci restituirà il favore. Chissà come, ma lo scopriremo. Uff, hai voglia. Irregular o taoshita no ka? Sì, ma non da solo. La situazione lo richiedeva. Saliamo in moto assieme? Ti ringrazio. Ho spiegato cosa è accaduto mentre tornavamo al dormitorio. Però noi non abbiamo
Lui non ha visto le Voker per terra. Credo, almeno. Oh, eccoti qui. Nottata lunga, eh? A tal proposito, stanotte non andremo nel Tartaro. Come mai? Sumanai. Voglio indagare su alcune questioni con l'aiuto del presidente, specialmente su quel gruppo, gli Strega. Ti farò sapere se scopro qualcosa. Inoltre, capisco la situazione di ieri notte, ma cerca di non stare fuori fino a tardi d'ora in poi. D'accordo, capo. Altra lezione normale? Ti prego, non ho voglia di guardare ancora Edogawa. Peccato, peccato. Ci ho sperato che maledizione ce l'aumentasse a sto giro. Oh, il mio pacco, finalmente. Madonna mia. I corsi estivi sono finiti, ma non ti sembra di aver sprecato le vacanze estive? Sì! Porca puttana! Voglio organizzare qualcosa per rimediare. Chissà se c'è qualche evento a breve. So che domani ci sarà il festival estivo, il giorno dopo il festival cinematografico. Ah, è vero! Aspetta, Aegis, stai pensando di andare al festival? Proprio così. Dai miei dati risulta che il festival ed eventi simili offrono esperienze uniche. Quindi, a scopo di indagine, intendo infiltrarmi in quella festa. Beh, cerca di non dare troppo nell'occhio. Dagli uno yukata e vedi che non c'è problema. Dovrei andare a controllare. E c'è Koromaru. Oh, ma c'è Tanaka? Sì.